Bracci bravissimi che mi avete riconosciuto Frogger The Great Quest, sicuramente senza l'aiuto di Google Lens. Andrea è stato il più veloce di tutti, ma la risposta più bella è uno scambio. Jay scrive, io quando provo a rivolgermi a una ragazza, e Vincenzo risponde, sei una rana icona dei videogiochi anni 80 che si trasforma in un umano quando vede una ragazza? Dai su, chi di voi non si è mai trovato in questa situazione? Non so voi, ma io mi ci identifico proprio. Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e che esce due volte al giorno. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, soprattutto di emozioni e feels nostalgici. Parleremo finalmente dell'arrivo di Banjo-Kazooie su Switch, del leak di Leggende Pokémon Arceus e daremo anche un barlume di speranza per quanto riguarda la disponibilità di PlayStation 5. Prima di tutto però direi che è proprio il caso di far abbassare la cresta a Phil Spencer e soci e rispondere alle acquisizioni recenti con una bella conquista non violenta di YouTube Italia. Sapete cosa fare? Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate il link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da qualche notizia al volo e questa volta non si parla di videogiochi, o meglio, non direttamente. Recuperatevi subito e assolutamente il trailer della serie Netflix dedicata a Cuphead, il The Cuphead Show, in uscita il prossimo 18 febbraio. The Cuphead Show sembra l'accompagnamento perfetto a quello che è stato uno degli indie più importanti degli ultimi anni. Lo stile non mi ricorda tanto l'animazione degli anni 20 e 30, ma più qualcosa alla Animaniacs, pur non tradendo il materiale originale. E il risultato mi ha stregato già dal breve trailer. Se poi ci mettiamo il DLC in uscita quest'estate, il 2022 è l'anno della rinascita di Cuphead. C'è poco da dire. Ci sono invece due notizie riguardanti Sony e la sua PlayStation. Da una parte c'è poco da esultare. L'azienda Nipponica ha subito un drastico calo del valore delle azioni, scese del 13% appena è stata diffusa la notizia dell'acquisizione da parte di Microsoft di Activision. Si tratta di uno dei cali più grandi da ottobre 2008 e dà un'idea di quanto la mossa di Phil Spencer abbia il potenziale di scombinare gli equilibri, anche se siamo ben lontani dalla sua finalizzazione. C'è però qualcosa di positivo ed è il nuovo trailer di Horizon Forbidden West, in uscita esattamente fra un mese, il 18 febbraio. Questo filmato è dedicato alla storia del gioco, con un focus in particolare sul cast di personaggi che popoleranno l'Ovest Proibito. Vi dirò, piano piano l'hype sta salendo anche a me, ma prima di giocare Forbidden West vorrei recuperarmi Zero Dawn. Farò in tempo? E prima di passare alle notizie del giorno, vi segnalo i nuovi poster gratis riscattabili sul My Nintendo Store. Questa volta il trittico è dedicato a tre produzioni Nintendo 64 ed è abbastanza incredibile come Star Fox abbia preso il posto di Super Mario, ma in pieno stile Nintendo c'è la fregatura, si pagano le spese di spedizione. Io lo farei anche, ma l'ultima volta che ho pagato dei poster gratis, prima mi sono arrivati sbagliati e poi completamente rovinati. Nintendo Difference. Ma passiamo alle notizie del giorno. Dopo due decenni di attesa, potremo giocare nuovamente su una console Nintendo a Banjo-Kazooie, un platform che ha segnato la storia del Nintendo 64. E cerchiamo di capire bene l'importanza di un arrivo del genere. Se Super Mario 64 è uno dei platform più importanti della storia del videogioco, se non il più importante, Banjo-Kazooie è forse il migliore apparso su Nintendone, un gioco coloratissimo, bilanciato e perfetto, che ancora oggi vale la pena di riscoprire se siete amanti del genere. In questi giorni sta tornando un po' di moda il genere dei collectathon e sicuramente Banjo-Kazooie è uno degli esponenti più riusciti di questa sottocategoria dei platform. Ma oltre al suo valore riveste anche un'importanza storica di un certo livello, in quanto Banjo-Kazooie ha rappresentato uno dei simboli fondamentali del passaggio di Rare a Xbox, di quell'acquisizione all'epoca impressionante e che impallidisce in confronto alle recenti notizie di oggi, che segnava l'ascesa in campo di un colosso come Microsoft in un mercato ancora relativamente giovane. Banjo-Kazooie è stato forse il canto del cigno, il punto più alto, ma non quello definitivo, di una Rare e di un'epoca che non torneranno più, nel bene e nel male. Vedere un'icona del genere ritornare su una piattaforma Nintendo è qualcosa di emozionante. E se già nel 2019 avevamo gridato al miracolo con l'aggiunta di Banjo Smash e Sakurai che invitava i giocatori Nintendo a comprarsi un Xbox, gennaio 2022 segnerà la fine definitiva di un periodo storico durato 20 anni.
Sembrerà stupido, ma per me questo è un evento importantissimo, anche se poi l'attenzione è tutta rivolta altrove questi giorni. Però poracci, in ogni caso, fatevi un favore. Se siete iscritti a Nintendo Switch Online, pacchetto aggiuntivo, giocate immediatamente a Banjo-Kazooie. Non ve ne pentirete. E per un gioco vecchio che ritorna, ce n'è uno nuovo che soffre le pene dell'inferno. Sì, perché come era prevedibile, anche Leggende Pokémon Arceus è stato leakato. E ovviamente il consiglio non può che essere uno. Non compratelo, attenti agli spoiler. In realtà, rispetto alla storia recente, sin troppo bene gli è andata Game Freak con Arceus, i cui leak iniziano a uscire a poco più di una settimana dall'effettiva release. Alcuni utenti hanno infatti iniziato a condividere su Twitter foto delle proprie copie, sono apparse delle inserzioni su eBay e, come se non bastasse, alcuni rumor vorrebbero dei distributori già intenti a spedire le loro copie, quindi anche il day one potrebbe essere rotto facilmente. Detto questo, per ora iniziano a emergere le prime informazioni sul protagonista e l'inizio del gioco, ma è solo questione di tempo prima che la ROM venga caricata su siti di sharing e internet inizia a tappezzarsi di spoiler di ogni sorta. E se contiamo che la narrativa è l'elemento che ha spinto gran parte degli utenti a dare una chance a Leggende Pokémon Arceus, nonostante una presentazione tecnica non proprio impressionante, immagino che in tanti non vogliano vedersi rovinata l'esperienza a una settimana dall'uscita. Quindi mi raccomando, state in campana, evitate gli spoiler e anche le maledettissime thumbnail di YouTube di Prosafia Gaming. Poracci avvisato. E chiudiamo con un timido messaggio di speranza che arriva direttamente da Sony. Se siete ancora in cerca di una PlayStation 5 ma non riuscite a trovare la console da nessuna parte, beh, la situazione potrebbe essersi appena sbloccata. O se non altro, aver fatto un passo in avanti molto importante. Ormai è più di un anno che la console risulta introvabile ovunque e gli unici metodi effettivi per accaparrarsi una PlayStation 5 al suo prezzo di vendita sono quelli di stare attenti ai click day di GameStop e simili, anche se molto spesso propongono dei bundle dalla spesa complessiva non irrisoria. Ora però Sony sembra intenzionata a sbloccare la situazione attuando un programma di vendita diretta dal loro sito. Registrandosi infatti con un'email associata a un account PSN, si verrà registrati per essere messi in lista come potenziali acquirenti e poi eventualmente essere ricontattati in seguito da Sony stessa. Purtroppo, dopo un esperimento di buon successo effettuato negli Stati Uniti, l'iniziativa è stata replicata anche in Europa, ma fra i paesi dove è possibile registrarsi non figura l'Italia, ma questo credo sia comunque un segnale importante. Secondo diverse fonti, i problemi produttivi relativi ai device e componenti tecnologici continueranno ancora nel 2022, ma nulla vieta che a un leggero incremento dei ritmi produttivi corrisponda anche un metodo di distribuzione online più virtuoso, che penalizzi gli scalper e dia più possibilità di acquisto agli utenti seriamente intenzionati ad usufruire di un determinato prodotto. E voi, poracci, siete ancora in cerca di una PlayStation 5? Ormai ci avete rinunciato. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio enormemente per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video. Voi, mi raccomando, sapete cosa fare. Fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Arceus, Michele Benjo, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Riguarda la reperibilità di disponibilità di PlayStation 5.